Siamo a Nebbiolo prima, un'anteprima dei Nebbioli e dei Piemontesi, annate 2012-2011 e una retrospettiva del 2006. Parliamo col presidente Alberto Cordero di Montezemolo. Cosa rappresenta per il territorio questa prima internazionale? Beh, Nebbiolo prima quest'anno 2016 arriva alla sua 21esima edizione, quindi è una storia già consolidata per questo evento ed è appunto, come dice lo stesso titolo, l'anteprima dei Nebbioli che compongono poi le tre DOCG principali dell'Albese, quindi il Roero, il Barbaresco ed il Barolo, e viene presentata alla stampa del settore, quindi sono circa un centinaio di giornalisti, di cui più del 60% vengono dall'estero, e questi giornalisti vengono invitati e passano una settimana qui ad assaggiare le annate che andranno in commercio adesso, quindi il Barolo 12 e per quanto riguarda il Roero e il Barbaresco 13, con le rispettive riserve. Nebbiolo prima è promossa dall'associazione Albeisa, ci può spiegare in poche parole in che cosa consiste? Sì, l'Albeisa è un'associazione di più produttori dell'Albese, come dice appunto la parola stessa, e sono produttori che utilizzano la bottiglia Albeisa, che è questo formato particolare della bottiglia che già si utilizzava 300 anni fa in zona. Poi per varie ragioni si è dispersa questa bottiglia, fino a quando nel 73, oltre 40 anni fa, un gruppo di produttori dell'Albese ha deciso di rimettere in pista questa bottiglia. Quindi oggigiorno siamo oltre 280 aziende, facciamo in tutti insieme più di 16 milioni di bottiglie e quindi decidiamo di imbottigliare i nostri vini con questo formato per dare un messaggio, un segnale forte al mondo in cui quella bottiglia lì contiene un vino dell'Albese di una determinata anche qualità.